3, 2, 1. Ma che meraviglia, oggi abbiamo qui Armando Rucci. Grazie Armando di essere venuto a trovarci, perché tu adesso ci spiegherai un po' come poter avere la giusta relazione, il giusto rapporto con il proprio amico a quattro zampe, perché molte persone a volte ignorano, no? È vero, e ci sei tu, docente FISA e della White Wolf, associazione White Wolf di cui ci parlerai. Benvenuto. Grazie a voi dell'invito, grazie a te e un buon ascolto a tutti gli ascoltatori. Allora, per quanto riguarda i cani, perché ecco, noi, come dicevi tu prima, anche le terminologie che vengono dette in questi periodi, il cane è proprietà dell'uomo, non è assolutamente così. Anzi, faccio una parentesi, allora mi presento, sono Armando Rucci, docente nazionale federale FISA, chiedo scusa l'emozione. La FISA, che è una federazione italiana salvamento a quattro, di cui il presidente è Raffaele Perrotta. Poi noi collaboriamo con i nostri colleghi di Eracle Temporale Federiciani, che è una protezione civile qui di Pescara, di presidente Marco Schiavone con Carmen Padalino. E niente, ecco, sono presidente della White Wolf. Perché White Wolf? Come Lupo vedi, bianco. perché ho i capelli bianchi, allora pertanto l'esperienza dopo 30 anni di attività, insomma, ho voluto creare questa realtà Ma piena di tu stai a rispetto. Basto, oppure no, giri per No, tutta no, Italia. io giro come docente nazionale FISA, giro per tutte le scuole che sono associati alla FISA. Difatti, non per ultimo, 2 settimane fa sono rientrato dalla Sicilia, da Messina, dove abbiamo aperto un'altra sezione cinofila lì della FISA. E sì, sono sempre in giro per l'Italia. Quello che noi, come FISA, come nostra associazione, vogliamo promuovere una nuova tecnica che ormai è da decenni che portiamo avanti, è quella del non utilizzare più il cane come, diciamo, tra virgolette, oggetto soggetto, ma di un componente dell'attività che facciamo, che sia attività di Un compagno ricerca. proprio, un Esatto, un compagno compagno. di attività. Io faccio un piccolo esempio: ogni volta io ho fatto 30 anni in polizia, negli ultimi anni ero nei reparti cinofili e avevo uno Ah, tu splendido. sei in polizia, quindi. Sì, adesso sono un pensionato. E allora, comunque, ecco, porto tutta la mia esperienza nel fare in modo che le persone possano vivere in un mondo migliore con il loro amico a quattro zampe. Io dico sempre che chi ha un cane o un altro animale ha la fortuna di avere un angelo custode sceso a terra. Perché Bello, è vero. è così, e se voi vedete i cani, io adesso parlo dei cani. Se voi vedete i cani quando voi rientrate in casa, le feste che vi fanno, io penso che né la moglie né il figlio, Fanno le feste così. nessuno vi faccia delle feste in questo modo qua. E lo fa anche in modo incondizionato: potreste essere ricchi, poveri, potreste avere gli aeroplani, ma il cane vi dà tutta la gioia La gioia, è vero, che può l'amore. dare. E difatti, ecco, nella prima lezione che faccio con i miei ragazzi, dico sempre: ricordate che il cane ha da due cose che l'uomo ha dimenticato, che è l'amicizia e l'amore, lo dà in modo incondizionato. L'amicizia soprattutto è un Esatto, po' trascurata, esatto, eh? E l'amore, però a proposito di amore voglio salutare Cinzia Corti, eh? Ciao Ciao, Cinzia, ciao, che ho già ciao. salutato prima all'inizio, però ti volevo salutare perché sei qui inquadrata su Facebook e tutti vogliono sapere chi è l'artista Cinzia Corti. Diciamo di più della metà della mia metà. A proposito d'amore, vedi, è dolce. E niente, ecco, noi Ma tu, come. insegni, a chi insegni? Chi sono questi ragazzi? Cioè chiunque oppure No, sono chiunque. dei Allora, volontari? prevalentemente noi facciamo attività di volontariato, perciò addestriamo i cani che vanno nella ricerca di persone scomparse in superficie, le classiche persone che si perdono quando vanno a prendere i funghi o qualcos'altro, e anche i cani che vanno sulla ricerca sulle macerie. Purtroppo le persone che rimangono sotto,
le case quando crollano con il terremoto e quant'altro. Ma anche partecipate se si perde magari... Purtroppo sì, noi partecipiamo. Se c'è un delitto, qualche cosa un po', diciamo così, un giallo, qualcosa è... Esatto, infatti proprio per questa cosa qui domani farò una lezione presso l'area che di Serena di Carmine qui a Pescara. Farò una lezione su come si vengono utilizzati i cani nelle scene del crimine. Perché il cane può essere utilizzato, tra virgolette, parola bruttissima, utilizzato, perché va poi a scontrarsi con quella mia filosofia che il cane non si utilizza in questo modo. Però può avere una missione. Esatto, bravissima, parola giustissima. La missione di rintracciare delle tracce, gioco di parole, delle tracce che possono essere utili poi per l'investigazione, per trovare il corpo o la persona viva, speriamo. Esatto. Ma è vera sta cosa che vediamo sempre nei film, che gli danno un calzino, una maglietta, fanno e loro vanno a cercare la persona, insomma, che di questa maglia, insomma, che hanno usato. Esatto. Noi come associazione, come FISA, portiamo avanti questo discorso, che abbiamo cambiato anche le terminologie. Ecco. Noi chiamiamo l'odore primario, perché noi facciamo in modo che il cane non perda molto tempo a cercare delle tracce umane, ma vada a trovare proprio la traccia di quell'odore che gli viene consegnato. Perciò può essere il calzino. Facciamo finta che noi dovessimo trovare una persona, diciamo che ha l'Alzheimer, una persona disabile. Sì. La richiesta che viene fatta dall'operatore cinofilo è quella di avere un indumento. Prevalentemente si chiede o il cuscino o il pigiama, in quanto dormendo l'odore della persona rimane più impregnata nell'indumento, perciò è molto più forte come odore. Gli viene consegnato sempre una busta sigillata, perciò l'operatore che dovrà prendere questi indumenti avrà i guanti per non inquinare l'odore, va messo in una busta sigillata, consegnata poi al conduttore o all'operatore cinofilo, che viene posizionato più o meno nella zona dove è stata vista l'ultima volta la persona, perciò gli si dà rinforzo al cane di quel tipo di odore e da lì poi si parte e si va a cercare la persona. A volte, perché questa tecnica? Perché noi facciamo in modo che il cane segua solo quel tipo di odore, vada a discriminare gli altri odori che possa incontrare. Perciò andiamo a recuperare il tempo, se no il tempo... come purtroppo molte volte è capitato in un'altra situazione ad Ascoli Piceno, ci hanno chiamato con un altro gruppo sempre facente parte della FISA, ci hanno chiamato per ricercare una signora che si era persa, una signora mi sembra rumena, e noi siamo andati con i miei ragazzi, siamo andati a fare la ricerca, siamo partiti da casa della signora e i cani hanno fatto quasi tutto un percorso che la signora faceva, i cani non lo sapevano. Hanno fatto tutti i percorsi, con l'odore, rintracciando l'odore. Così. Esatto, poi sono arrivati proprio alla fermata del Pullman e hanno proseguito. E la signora faceva tutto quel percorso là. Purtroppo poi è stata ritrovata sempre dai nostri cani, che però dopo hanno impedito di far andare oltre perché c'era una recinzione, una zona privata e non si è potuto andare. Però la persona è stata trovata lì quindi grazie poverina, quindi però l'avete trovata grazie ai cani. Quindi da una parte ci vuole il cane addestrato che sa quello che deve fare, perché gli è stato insegnato dall'addestratore, cioè una persona, un docente come te che lo porta, no? Ma da cucciolo deve iniziare questo addestramento? È preferibile da cucciolo, in quanto se da noi vengono anche cani che hanno 1 o 2 anni, però capisci bene che un cane che ha vissuto 2 anni, 1 anno in casa, ha preso tutti quei, tra virgolette, vizi. I nostri istruttori poi sono, tra virgolette, costretti, anche qui una parola un po' non adatta, però costretti a recuperare il cane e a educare il conduttore a non fare più quell'errore. Dopo, una nuova volta che si è riuscito a recuperare quel tempo perso, si va avanti con la ricerca. Di solito un cane viene brevettato intorno ai 2 anni, 2 anni di attività. È pronto per fare la missione. Esatto. E dall'altra però ci vuole anche la persona, il conduttore che si è adatto, che ha fatto, insomma, a sua volta anche lui ha studiato come poter collaborare e interagire con il cane. Esatto, perché allora il problema qual è?
Molte volte uno si prende il cane, bellissimo, il cane è fantastico, tutto qua, ci mancherebbe altro. Però come tutti, anche i bambini, quando per insegnare a loro andare a scuola, a leggere, cosa, fanno un percorso, perciò dall'asilo, per le scuole medie, scuole superiori e Per quant'altro, formarli, per formare. insomma. Allora, molti si prendono il cane solo per compagnia, ma il cane è un animale senziente, ha bisogno degli spazi, ha bisogno di attività, di tra virgolette, educazione, perché comunque un cane educato è un cane che può essere gestito bene, è un cane che E non è ha. un bambino, comunque, deve essere No, no, rispettato sì, per la sua natura. Molti esatto. Non bisogna troppo lo vestono come un umanizzano. bambino, lo umanizzano Sì, e magari soffre un ma pochino. diciamo che oramai i cani da cuccioli si abituano a queste Si fanno fare situazioni, tutto. si fanno fare tutto, si abituano a queste situazioni. È vero anche che comunque chi conduce un cane deve sapere cos'è un cane. Molte volte mi chiedono, ma io voglio prendere un pitbull oppure voglio prendere un cane importante. Io dico, ma quante volte lei ha avuto un cane così importante? Mai. E da lì Deve poi succedono le imparare. problematiche. Molte volte noi uomini seguiamo la moda, non è solo quelle dei vestiti, Sì, ma è anche del vero, cane. vero. Quando c'è stata la carica di 101, tutti i dalmata. E i dalmata comunque sono cani che hanno bisogno di un'educazione, come tutti i cani. Però le persone seguono questa moda, poi quando non sanno più gestire i cani, succede L'abbandonano. o l'abbandonano o ancora peggio, fanno i cani quando vanno in giro, hanno delle azioni violente verso altri cani o altre le persone. Ecco, i bambini vanno a scuola, ma Sì. anche il cane non è un bambino, però è un figlio, per chi ce l'ha dentro casa diventa un Esatto. figlio. Però non può andare a scuola, oppure sì, potrebbe andare a scuola il cane. Dovrebbe andare a scuola, anche perché c'è una legge, adesso non ricordo bene, Addirittura c'è una legge, c'è la legge che Armando. tutti i comuni dovrebbero fare in modo che i possessori dei cani facciano un percorso formativo di 2 o 3 weekend, dopo viene rilasciato un tesserino, che hanno fatto quella formazione. Però purtroppo non so per quale motivo, ma pochissimi comuni lo fanno. Però c'è questa legge, pertanto. Chi è possessore di un cane, chi è conduttore di un cane, dovrebbe fare una formazione, ma dovrebbe essere non legge, dovrebbe essere Cioè il un'abitudine. conduttore del cane insieme al cane, insieme. Insieme devono fare un percorso formativo per le nozioni di base, nel senso, io molte volte faccio questa battuta un po' ridicola, però ti insegno a capire dov'è la testa e la coda del cane. È una battuta banale, però cosa voglio dire con questo? Fare in modo che tu che hai un cane bellissimo, che ti dà gioia di vivere tutto quanto, però devi rispettare anche le sue regole. Ecco, questo è difficile per Perché molti. quello che dico sempre è che io insegno il cagnesco. Sì. Come il tedesco, uno impara il tedesco, uno impara il francese, io Tu insegno il ci parli cagnesco. coi Io cani? ci parlo con i cani. Quali sono le cose più importanti che mai e mai bisogna insegnare a un cane? Allora, l'aggressività, questo in primis in tutte le razze dei cani, che può essere un Chihuahua, come può essere un Quelli piccoli Rottweiler, sono più ma perché aggressivi. loro compensano la loro, diciamo, statura con la voce, con questo, come per dire, guarda che io sono qui, anche se sono piccolo, ma ci sono. Però anche loro possono essere educati e non essere così aggressivi. Tutti i cani possono essere educati, anzi dovrebbero essere educati, anche per far vivere bene loro e per vivere bene tu. Questo è un percorso che si dovrebbe fare normalmente, cioè chi ha intenzione di prendere il cane dovrebbe prima di tutto, se vuole un cane di razza, io dico sempre prendete i cani nei canili che Che stanno lì, è poverini, molto hanno meglio. bisogno di tanto amore, sono lì. Però chi vuole prendere il cane di razza, prima di prendere il cane che vuole prendere, dovrebbe fare un percorso Percorso. formativo di com'è quella razza lì, perché comunque ogni razza ha una caratteristica diversa l'una dall'altra. Se no dicono, ah, ma io non lo sapevo, Eh ti no, puoi è la informare. classica frase, la Ma io non lo classica frase. sapevo. Difatti, quando noi facciamo attività di addestramento, io non insegno solo come condurre il cane o il cane nella ricerca, io porto anche i miei allievi in giro per fare in modo che riescano a gestire il proprio cane con altre situazioni che non sono quelle classiche. Nel senso che posso dire, io ho degli allievi che hanno delle problematiche con il cane. Quando vanno a passeggio, benissimo, allora prendiamo il cane e andiamo a passeggio, faccio in modo di incontrare altri cani che
che non conosco e che non conosce neanche il cane, per vedere come reagire e gestire quella reazione negativa. Infatti tu organizzi queste passeggiate. Sì, esatto. Ed è importante, che prima stavamo dicendo, quella del 21 maggio purtroppo è rimandata. È stata rimandata perché il tempo, questo qua purtroppo non ci consente di fare una passeggiata lì su uovo. Ma noi facciamo queste passeggiate, facciamo questi incontri, non passeggiamo, questi incontri formativi. Perché difatti molti che partecipano a queste nostre attività, è tutta una sorpresa, perché io faccio la pubblicità, no, che è una passeggiata, benissimo, uno viene con il cagnolino, andiamo a fare la passeggiata, però lungo il percorso faccio degli step, faccio fermare il gruppo e insegno qualcosa in quell'occasione, perché le mie attività non sono formative già su un... prestabilite. Io come vedo il cane, come vedo le situazioni, adatto l'addestramento. E ecco, quando ci sarà questa riunione? Il 3 giugno. Il 3 giugno è stato rinviato dove? A Punta d'Erci, a Basto. Ah, che bello. Facciamo tutto il promontorio di Punta d'Erci e chi partecipa, non dovrei dirlo, ma nessuno ascolta, mi sarebbe perfetto. Lungo il percorso faremo delle soste in cui insegnerò qualcosa che vedrò al momento. In più ci sarà un veterinario che ci spiegherà come comportarsi se il cane inala il forasacco, come il caso, sì, di vivere. Sì, che è un gran, cioè, ecco, un gran pericolo. Sì. Quello che noi facciamo come FISA, come White Wolf, è proprio quello di non essere il classico addestramento, ma è proprio quello di insegnare A risolvere situazioni varie... esatto, che si presentano, insomma. Esatto, esatto. E quindi bisogna sapere come affrontarle. E voi dite questo. Esatto. Andiamo in musica e dopo ne parliamo ancora. Ok. E noi stiamo, insomma, imparando tante cose da Armando Rucci, docente FISA, che insegna proprio come convivere con l'animale, insomma, col cane, che poi dopo siamo più animali noi che il cane alla, esatto, fine. Ci insegna il cagnesco, ci insegna a parlare proprio con il nostro compagno, che può essere sia un collega di lavoro oppure una persona della famiglia. Di famiglia, esatto. Ma quando si lavora con il cane vive in famiglia con la persona, insomma, con cui, allora, lavora? Sì. Allora, adesso faccio l'esempio dei cani della polizia. Fino a qualche anno fa il cane della polizia, che comunque era sempre proprietà dello Stato, veniva, diciamo, lasciato dopo il servizio nel canile della caserma. Ah, sì. Avevano, sì, degli spazi comodi, fatti bene, perciò non spazi angusti. E l'operatore cinofilo andava a prendere il cane quando era in servizio. Adesso, con le nuove disposizioni di legge, finalmente hanno fatto in modo che il conduttore, che ha la possibilità di poter portare il cane a casa, può gestire il cane a casa. Certo, lui sa come deve essere gestito, esatto, e poi non lo lascia lì. Ma a te dispiaceva quando dovevi molto, lasciarlo? Molto. E non era possibile prima? Quindi. No, perché prima non c'era questa legge. Difatti poi, quando sono andato via dai cinofili, questa legge è passata. Però al momento non ero più in servizio, il cane era andato in pensione, comunque vi stava con noi. Quindi Armando, tu eri come Turner il Casinaro, in pratica. Peggio, come il telefilm, il film, poi Turner il Casinaro. Lavoravi proprio con sì, con Lamp, era, si chiamava Lamp. Era un cane molto particolare. Difatti noi eravamo gli unici a poter fare nel 2000 servizio all'interno della chiesa della Madonna di Loreto. Noi andavamo, io andavo con il cane facendo l'antiborseggio, perché le persone che andavano lì a pregare, cioè, sì, esatto. E noi facevamo l'antiborseggio, e ogni volta che entravamo in chiesa c'era all'epoca Monsignor Comastri, che adesso sta a Roma vicino al Papa, e ci dava la benedizione tutte le volte. E difatti niente, ecco. E tu entravi con l'Amp? Ero autorizzato dal clero di poter entrare in divisa armato con il cane. Per quello che facevano, come lavorano, è importante. Come lo bloccavano il umariuolo? Allora, noi abbiamo viene chiamata l'adrenalina. E quando facciamo qualcosa che non dobbiamo fare, l'adrenalina aumenta. Chiedo scusa. Cosa succede? Che aumentando l'adrenalina, il cane percepisce questo cambio e segue. Esatto.
No, dai, incredibile. Sono quei trucchetti che poi uno dice, mamma mia, che c'è un E Superman. indica che c'è il Sì, personaggio che c'è. sta facendo l'azione da Esatto, manigoldo. perché poi tu quando vedi la polizia là, se tu sei un manigoldo, come hai detto tu, hai una reazione di incertezza, paura, che dici, lo faccio, non lo faccio? E allora domenica mattina, ma poi si vedevano le persone, venivano prese, portate nell'ufficio, controllate, poi alcune volte Insomma, capitava anche di arrestare avete e denunciare. reso la vita difficile a questi Molto. Nel signori. 2000, nel E 2000 è stata resa veramente molto difficile lì alla Madonna di Loreto. se uno porta il cane a casa, il cane professionista che lavora a casa per esempio c'ha un gatto, ha un altro cane che non è un lavoratore, un cane da missione, come si riesce a conciliare? Si riesce? Sì, noi di fatto a casa abbiamo la nostra peste, Elodie, con due gattini. Gli fa passare i guai, gli fa passare addirittura se prende la testa del gatto con la bocca, se la trascina, ma non gli fa male, è semplicemente per il gioco che poi il gatto sembra strano, ma Lo molte fa volte, fare. sì, perché molte volte il gatto sta fermo lì e lui apre la bocca perché sa che deve prenderla e si fa trascinare. Carini, No, carini. lì è tutto da come viene educato il cane. Da Per esempio, quella. quando il cane abbaia, sbagliamo noi a urlare dopo un po' a fare certo, è sbagliato È urlare? sbagliato, sì, perché il cane in quel momento sta avvisando di qualcosa che non va. Allora, ecco perché parla di cagnesco. Il cane parla con il corpo, parla, sì, è vero, anche con l'abbaio, ma soprattutto con il corpo. Per esempio, adesso giustamente. Gli ascoltatori non possono vederlo, però se io sorrido, quando sorrido cosa, da uomo, cosa faccio? Mostro leggermente i Sì, hanno denti e gli occhi, se voi ci fate la prova, una luce diversa. provate a sorridere, gli occhi si chiudono leggermente e con una percezione le orecchie si muovono. Il cane quando ricchia come fa? Mostra i denti. E Gli muove occhi le diventano più piccoli, però hanno due significati diversi. orecchie. Per noi umano è sorriso e felicità, per il cane invece è pericolo. Ecco perché il famoso cagnesco. Il fatto anche dei bambini, ecco l'educazione dei genitori che devono fare verso i bambini. Quando ci si avvicina verso un cane, non bisogna mai andare sopra Quello verso che ho il fatto io cane. con il cane corso. Perché quando tu ti avvicini al cane con le braccia allargate e ti metti con il corpo sopra di lui, è un attacco. Allora, finché il cane, diciamo, lo accetta, va bene, se no altri cani hanno una reazione negativa. Molte volte mi sento dire, ma il cane fino a ieri non ha mai morso nessuno, ieri è successo che ha morso. Per quale motivo? È successo questo. Ah, vedi? Perché comunque chi si è avvicinato al cane, in quel momento probabilmente il cane aveva dato dei segnali. Noi non l'abbiamo percepito perché non conosciamo il cagnesco, automaticamente il cane si è difeso perché noi non l'abbiamo difeso. Perché comunque i cani verso i bambini è raro che quando, Sì, perché li vedono beh, come dei cucciolotti pure loro, è raro che un cane possa. esatto. E anche questo, ritorno a ripetere il discorso, avere un angelo custode vicino è una cosa bellissima. Però comunque il cane, come hai detto tu giustamente prima, è un animale che ha le sue esigenze. Ma se non le conosciamo, andiamo ad aggravare di più la sua insicurezza. Certo. D'altronde anche le persone ne sono diverse, quindi se non conosciamo come sono fatte potrebbero reagire C'era il in mio cane che maniera. era talmente quello che avevo prima, Buddy, che non parlava, era Non talmente parlava mai il male. cane. Però un giorno ha fatto cadere un bambino dalla bicicletta, non capivo il perché. Perché gli Perché? buttava dentro nel recinto il pongo con dentro i chiodi, Ah, ecco, E quindi il insomma cane ha ci sono delle percepito. reazioni. Ecco, esatto, perché molte volte succede che il cane assimila. Quando poi c'è la possibilità di reagire a quella situazione negativa che ha subito, ha la reazione negativa violenta. Però è raro, insomma, È giusto? raro. Se è No, esaurito non gli il ha cane, non fatto ce la fa più. Esatto, non è Ma prendi il poi. microfono, Cinzia, così partecipi attivamente e ti sentiamo meglio col microfono e la cuffia. Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma quelle abitudini in famiglia, ad esempio, quando si mangia,
Spesso il cagnolino è furbacchione, viene lì e ti obbliga, no? Così, con gli sguardi, e tutti gli danno un pezzettino, no? Lo fate voi, lo sì. fate voi, Giulio, a casa? Soprattutto io, no? Adesso no. Ah, adesso no, vedi, adesso no. Però c'è una questa abitudine. Allora, è brutta, non si fa? Si allora, fa. Bisogna capire cosa si vuole dall'educazione del cane. Allora, noi dobbiamo capire che il cane deriva dal lupo, ok? Allora, il lupo ha dei comportamenti ben stabiliti, che prima mangia il capobranco, poi mangia il resto del branco. Ma dai! Pertanto noi dovremmo fare in modo che il cane ci veda mangiare, e cioè noi mangiamo... Il capobranco di solito chi è? E siamo noi, la famiglia. Ah, la famiglia, sì. Perché il cane deve capire, purtroppo, deve capire che è l'ultima ruota del branco, cioè l'ultima ruota del carro, diciamo così. Beh, è come un cavaliere in fondo, quindi i cavalieri sì. devono prima far esatto, fare gli esatto. altri. Diciamola così, che così è più dolce. Romantica. Esatto, è più dolce. Allora, cosa succede? Che nel momento in cui noi abbiamo finito di mangiare, dovremmo dare da mangiare al cane, che lui sa qual è il suo spazio, che non viene abbandonato, non gli viene mancata di mangiare, ma ce l'ha, ma gli viene data nel momento in cui tutti finiscono. La stessa cosa, il cane non dovrebbe mai salire sul divano. Adesso sicuramente avrò molti che mi odieranno. Come si fa? Allora, io vi dico subito che sono io, come si suol dire a Vasto, fai come prete dici, ma non come prete fai. Certo, sì, sì. Però non dovrebbe, per un fatto sempre di educazione, di rispetto, perché il cane è come il benessere del cane stesso. Esatto, perché come dicevo prima, il cane segue delle regole ben stabilite in natura. E lo fa star bene questo? Molto bene. Perché comunque sa che tutto gli viene concesso, ma nella giusta dose. Per esempio, il cane non dovrebbe mai salire sul divano, perché se voi andate a vedere anche dei video dove il lupo, quando rientra nella tana, è sempre posizionato nella parte più alta della tana, proprio per controllare quant'altro. Questo è anche in casa, perciò il divano è come se fosse una parte alta della tana, diciamo che è la casa. E cosa succede? Che se io metto il cane allo stesso pari mio, il cane, quando gli viene dato qualche comando o qualcosa, è più restio a farlo. Capito? E invece in quel modo là lui sa che c'è il suo spazio vicino a noi, gli si può mettere un cuscino vicino a noi e quant'altro. Però diciamo che la regola è questa, la non regola è quello di non farlo. Però poi succede che il cane è un cane importante. No, sto pensando, effettivamente, questa cosa che tu ci hai detto è la risposta, diciamo, forse alla maggior parte dei quesiti, no? Perché non lo fa? Perché così? Perché mi scappa e torna quando vuole, esatto. E non ubbidisce quando io dico dai, torna a casa, vieni qua? Perché c'è questa... Ci sono altre due piccole regole, per ecco. esempio, anche quando si attraversa una porta, che sia di casa o il portone di casa, quando si esce, quando si entra, il cane dovrebbe entrare per ultimo. Per ultimo. Deve sempre uscire e entrare prima il capobranco, perciò il conduttore. Sempre per il fatto di questo rispetto. Di rispetto, esatto, esatto. Mm. Quando poi, anche lì, il problema di molti che mi chiedono, ma il cane quando esce fuori, come hai detto tu giustamente, corre? Allora, fate l'inverso. Pensate da cagnesco. Io ti lascio in casa tutto il giorno, senza avere stimoli giusti. È giusto che quando esci fuori, che hai una montagna di stimoli positivi, che fai? Questo è il mio mondo, tutto mio, via. Senti i profumi, gli odori. È normale. Allora, bisogna gestirla bene questa cosa. Bisogna gestirla in che modo? Certo, portare più spesso il cane fuori, ma soprattutto farlo giocare, scaricare. È logico che quando esce fuori, i primi 10 minuti non ti ascolterà mai. E quindi magari uno lo porta in un posto dove può controllare. Esatto, fa scaricare il cane senza dargli, chiamiamolo i comandi, senza richiamarlo 50 volte, perché il cane non ti ascolterà mai. Nel momento in cui non ti ascolta, lui tu lo chiami e lui non ti ascolta, vede che non succede nulla. Prima che ritorna a te ci vorrà un po'. Deciderà lui quando tornare. Quindi non farlo salire sul divano, farlo entrare nella porta per ultimo. Esatto. E il terzo, dicevi che c'era anche un'altra regola importante. Come dicevo, ecco, quel fatto che il cane quando deve salire sul divano, abbiamo detto il mangiare, deve mangiare per ultimo. E in più, ecco, diciamo, queste regole basilari per quanto riguarda la gestione del cane, è quello che quando uno lo porta fuori,
sa già a priori, giustamente deve andare in un luogo che il cane conosce, un luogo sicuro. Il cane per i primi 10 minuti non ascolterà mai, perché Questo si bisogna deve, essere consapevoli di questa esatto, cosa. non si può chiamare 100 volte il cane non verrà, difficilmente verrà. E rispetto anche Esatto, questo. però la cosa ancora più importante che uno potrebbe fare per fare in modo che il cane ritorni vicino è avere dei bocconcini, ma soprattutto la cosa più importante è non sgridare mai il cane. Perché allora ritorniamo a invertire i ruoli. Io che sono uscito fuori, mi sono messo a giocare, corro di qua, corro di là. E tu mi chiami e io vengo verso di te felice e tu mi dai le botte. La prossima volta come vengo? Certo. Capite come bisogna conoscere un po' la psicologia No, del cane. in fondo è anche un po', certo, anche i bambini, per esempio, hanno bisogno di regole. E effettivamente, Esatto. molti genitori non gliene danno, dicono: oh, poverino, fa come vuole. Però effettivamente le regole, anche noi tutti abbiamo bisogno di Esatto. avere delle regole per poter vivere, che ci fanno bene, no? Perché se no rimaniamo nell'incertezza, siamo sempre insicuri e non sappiamo quello che dobbiamo fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quindi qualche regola ci vuole, un Ma punto di anche riferimento. quando si porta il cane a spasso che non vuole seguire il tuo percorso e va dall'altra parte, che tu dici no, tu prendi, fai il giro che racconti, Sì, il cane. allora in poche parole cosa succede? Che quando io vado a fare una passeggiata e vedo già il comportamento incrocio un conduttore con un altro cane e vedo già l'atteggiamento del conduttore che è quello di insicurezza o altri atteggiamenti che non mi danno la sicurezza che il cane è controllato, tra virgolette, io mi sposto dall'altra parte. Ah, Gli ecco. do gli concedo all'altro cane il passaggio senza confrontare. Quello che molti fanno è quello di arrivare vicino all'altro cane, tirando il cane verso di sé, e l'altro conduttore la stessa cosa, tira il cane verso di sé. Cosa succede? Che il cane viene stimolato in negatività. In che senso? Io tirando verso di me trasmetto paura, il cane ha paura, perciò percepisce l'altro cane come pericolo E e ho quindi reazione. attacca. Allora, da conduttore esperto, cosa fai? Ti sposti dall'altra strada. Il cane abbaierà perché vorrà andare lì, bene, non c'è problema, vai, continui sul tuo percorso. E sono delle piccole nozioni importanti, Però non è che tutti le basilari, sanno, ma effettivamente tu hai ragione. dovrebbero saperlo. Ecco, hai ragione, dovrebbero sapere Dovrebbero almeno saperlo. quanto tu dici, un paio di weekend Sì, bastano. per poter essere infarinati, sapere come gestire Esatto, esatto. e fare bene, ecco, non fare male. Esatto. Quindi a letto proprio che a letto No, no. assolutamente no. No. No, però Però noi lo facciamo. facciamo come predice. A letto sì, esatto, Perché, no, ma perché poi se uno va a vedere anche la caratteristica del cane, se tu sei nervoso o c'hai una giornata negativa, ti viene vicino il cane, ti viene vicino e tu lo cominci a carezzare, è scientificamente provato, dopo poco passa tutto. Soprattutto il gatto ha queste esatto, caratteristiche qua. Il sì. gatto ha queste caratteristiche che nel momento in cui hai uno stress, un forte stress, anche di una situazione per dirti violenta, nel senso che hai avuto un lutto o qualcosa del genere, è stato scientificamente provato che il gatto ha queste capacità di lenire il dolore. È una cosa molto, è vero, è molto bella ed è vera. E comunque sia, cani, gatti, sono tutti quanti amici che veramente, come dici tu, sono angeli vicino Sì, a sono angeli noi. Angeli custodi, con la esatto. coda. Andiamo in musica e poi ci parli dei cani molecolari, che Certo, sia certo. Corti che mi stava dicendo una cosa bellissima. Cioè lei di Vasto, loro sono di Vasto, nasconde in giornate particolari come la festa della mamma Domenica i scorsa. famosi sassi che potete andare a vedere sui social, appunto Cinzia Corti, sono dei sassi bellissimi e tu li nascondi per la città e le persone possono, se li Una caccia trovano d'oro, si fa. e se li tengono. Sì, e mi comunicano, l'ho trovato, Ma è sì. bellissima questa cosa potresti farla in tutto l'Abruzzo, secondo me. E Io. infatti a Pescara ci devo a luglio, mi A luglio, sembra. sì. Perché è una Capitano. cosa veramente, veramente bella, veramente interessante e ci credo che le persone poi ti dicono: ah, l'ho trovata. Ho visto una coccinella, ho visto. C'è l'ape.
i cuori con il pensierino della mamma, il volto della mamma. Bello, ma bello, è un pensiero veramente bello che tu hai avuto. Prima lo facevo una volta al mese, ma adesso non ho il tempo materiale. Lo faccio nelle festività, Pasqua, Natale. Beh, anche perché devi preparare mamma, tutti questi sassi, insomma, sì. Tutti i disegni. Devo preparare, infatti ne ho fatti una ventina per la mamma. Devo lavarli, pitturarli e poi metterci il finale lucido. È un bel regalo che fai alla città di Vasto, ai cittadini di Vasto, che se si vogliono divertire, insomma, si divertono e hanno anche questo bel regalo. E Armando, tu mi stavi dicendo che stai preparando, vogliamo ridirlo per chi vuole iscriversi. Questa passeggiata che si farà il 3 giugno. Si partirà dal parcheggio di Punta d'Erce e si farà questo percorso lungo il costone di Punta d'Erce. Basta. E lungo il percorso faremo in modo di fare delle, tra virgolette, lezioni a cielo aperto, diciamo così, in cui verranno educati i conduttori a gestire il proprio compagno a quattro zampe. E come dicevo, ci sarà anche un veterinario che spiegherà eventualmente cosa fare in caso del cane venga morso da una vipera, oppure il cane che inala i forasacchi, che adesso è il periodo purtroppo dei forasacchi. Cioè, non è una semplice passeggiata, difatti il percorso non è lungo, sarà circa un'oretta e mezza, due di... si può imparare. Sì, esatto, è un percorso formativo. È un percorso formativo dove ci saranno, purtroppo dobbiamo fare limitata la presenza, la faremo limitata a 30 persone, a 30 unità cinofile, scusate, a 30 unità cinofile, 30 binomi, ecco, chiamiamolo così, binomi uomo-cane, e ci sarà anche, regaleremo anche dei gadget, qualcosa di utile, tipo i sacchettini per raccogliere le feci e quant'altro. Faremo questo incontro, che non sarà il primo né l'ultimo, ma sarà un percorso che faremo durante l'anno, in varie zone della nostra città. Di Vasto. E chi vuole partecipare ci può contattare. Sì, può contattarvi voi qui in radio. E noi riferiremo poi i contatti. Io ritrovo comunque alle 9 di mattina, perciò... Fortuna che c'è Cinzia. Cinzia, che ricordiamo, adesso è un'artista che dipinge i sassi, ma lei ha un trascorso nelle TV milanesi dove faceva le televendite, facevi. Quindi, Io ho fatto anche da valletta a 15-16 anni. Anche da valletta, quindi a chi hai fatto da valletta? Lucio Flauto, Renzo Villa. Ecco, tutti insomma personaggi sì, del nord che erano... Insomma, all'inizio c'era Enzo Tortora. Ah, Enzo, beh, guarda, bravissima. È una... E tu lavoravi, mi dicevi che lavoravi al... il tuo lavoro però era nel... Impiantistereo, quindi, lavoravo come commessa e però facevo anche gli spot in tutta Italia. E qui in Abruzzo hai trovato però la tranquillità e l'amore. Sono vecchietta, sono anche in pensione. Ma vi siete conosciuti? Dove vi siete conosciuti? A Milano? È lui che veniva a Milano, io venivo, basta. Ecco, e tu gli hai detto, gli hai detto, io ti do il mio cuore solo se vai d'accordo col mio cane. Esatto. E lui furbo, e sapeva. Cane, esatto, sì. Lui ci parla coi cani, conosce il cagnese, a Corti, che fa tutte pietre disegnate, insomma, tante belle esperienze. Mi stava facendo vedere anche le foto con i bambini, che si è andata nelle scuole, ha fatto anche ai bambini disegnare e colorare queste pietre belle, che tra l'altro la conoscono tutti i pippi italiani, tutti i cantanti, dai Cugini di Campagna a Biagio Izzo, non so, Romina Power, tantissimi. Carlo Conti, tantissimi. Striscia la Notizia, sì, Ezio Greggio, sì, ma anche Ficone. Sì, Ficone. Come si chiama? Figaro e Ficone, insomma, mi viene di Ficone, ma non so. Comunque sì, ho visto, sei andata, ne sono talmente tanti. Orientamenti. Ma a me, ti dico la verità, sai quello che mi ha colpito, ultimo mi ha colpito tantissimo. Anche a lui è piaciuto tantissimo.
Quello era tutto quanto, insomma, Sì, tutto coperto. coperto con Ecco, il sì, mi pennello, ha la bocca. colpito, hai fatto veramente un bel lavoro. E anche qui abbiamo. Tu mi hai detto stavi in polizia, quindi. Sì. Ecco, quindi insomma, sei un personaggio, cioè non un poliziotto che se lavorava con un amico a quattro zampe, un collega a quattro Collega ai zampe. quattro zampe, detto bene. Collega. Ecco, e tu mi stavi raccontando che è stato un amore a prima vista Sì, difatti, con i con i cagnoli cani, sì. quando eri piccino. Sì, è una storia un po' particolare. Il mio primo incontro con i cani è stato a circa 7 anni. I miei genitori avevano una campagna nel territorio di Vasto, e lì nel periodo, parliamo di qualche anno fa, ieri, era negli anni 65-66, che cioè era proprio ieri, no? C'era ancora la transumanza che passava sul terreno nostro. Sì. E un giorno ho visto queste pecore, ma tantissime pecore, e allora l'euforia da bambino comincia a correre verso queste pecore che andavano a destra e a sinistra, qualcuno riusciva a prenderla, l'abbracciava, e mentre facevo così vado ad abbracciare pure un pastore abruzzese, convinto che fosse una pecora, comincio ad abbracciare, a coccolare, e quello stava lì. Dopodiché sono avvicinati altri pastori abruzzesi, erano quattro, e diciamo che mi hanno circondato, però io non ho Un avuto paura. cucciolo ti hanno Esatto, sì, ho trattato. cominciato ad accarezzare tutti quanti, convinto ancora che fosse delle pecore. E a un certo punto ho sentito mia madre che urlava, e anche il pastore, E attento, attento, attento. E come si sono invece avvicinati, i cani li hanno attaccati. nulla. Ah. E in quel frangente, proprio in automatico, ho urlato: no! E i cani si sono fermati, sono Pensa. tornati indietro, mi hanno leccato e se ne sono andati. E tu mi hai detto prima una cosa molto bella, hai detto che dopo insomma sei entrato in polizia e hai svolto le tue missioni insieme all'AMP e mi hai detto alla fine a volte i sogni si Si realizzano. realizzano, Quindi sì. tu da Sì, bambino già desideravi fare un lavoro insieme a un LAMP, diciamo. esatto, perché quando ero piccolino vedevamo i telefilm di Rin Tin Tin, il famoso soldatino con il cane, e io nella mia mente di giovincello dicevo sempre: chissà se un domani voglio diventare, anzi no, voglio diventare un soldato con il cane. Sono passati qualche anno, tanti, e alla fine sono diventato un poliziotto cinofilo. Ma LAMP era Cioè, un pastore pastore tedesco, tedesco, veramente sì, era. era eccezionale, era unico. Con i bambini avevo un rapporto, ma già tra di noi, infatti racconto quest'altro piccolo episodio per farvi capire un po' che alla fine gli angeli esistono e scelgono con chi stare vicino. Allora, tu pensa che il cane, Lamp, era stato affidato già a una mia collega prima di me, mentre facevo la scuola Nettuno per i cinofili. Erano arrivati, diciamo, il primo gruppo di cani che erano stati assegnati ai colleghi, e tra cui Lampe era stata assegnata una collega che, purtroppo, essendo molto grande il cane, trascinava, vedete, questa collega che veniva trascinata per Una terra, poliziotta. una poliziotta, che poi non ascoltava ed era anche abbastanza aggressivo. A un certo punto mi chiama il funzionario, mi fa: Rucci, oggi vai a prendere Lampe. Ma che ha fatto il dottore? Guarda che Lampe è della collega. No, 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 vai a prenderlo tu. Ma da lì, allora, c'era la grata dove c'era, diciamo, il ricovero del cane, e il cane stava dietro la grata e mi guardava e ringhiava, come per dire: dai, entra, che adesso ti faccio vedere io. E io sono dall'altra parte. Ci sono messo a guardare, ma ti giuro, si è passato un'ora e un quarto, e lui continuava a ringhiare. E io lo guardavo, gli ho detto: finché non ti stanchi, io dopo non entro. Hai Ho aspettato. aspettato i suoi tempi, perché ho rispettato i suoi tempi. Era arrabbiato quindi Ma un no, lui pochino. mi ha messo alla prova per Ah. vedere se avevo il coraggio di affrontarlo. E a un certo punto, visto che lui un attimino stava cominciando a cedere, apro la porta, entro dentro e mi chiudo dietro. E lì ho detto: adesso siamo a 3 metri. Mi sono seduto a terra, benché era bagnato per terra perché era stata lavata da poco la gabbia. Ci siamo messi là. Lui da dietro mi guardava, a un certo punto è venuto vicino, ha girato intorno a me, ma non sa, da cominciato a leccare. Da quel momento è diventato il mio compagno. Ma dai, quindi non si prendeva. No, con la collega, ma anche perché
ritorno a ripetere, il cane percepisce subito il tuo tipo di persona che sei. Mi sa che hai toccato un punto di Giulio. No, io invece volevo semplicemente, c'è una domanda da parte di un radioascoltatore che si chiama Omar e voleva chiedere ad Armando che cosa ne pensa di tutti i divieti che ci sono. Io non posso entrare, ecco, Ma che cosa ne pensi? io invertirei il divieto. Io non posso entrare maleducato, cioè l'uomo che butta l'immondizia per terra, che butta gli oggetti, che poi si va a incolpare sempre il cane. E il cane, non, diciamo, ha i suoi bisogni, giustamente, e tu che sei il conduttore sai che comunque diciamo, la cacca, ecco, volgarmente detto la cacca, va raccolta, ma per una questione sia di correttezza degli altri, soprattutto una questione igienica. Viceversa, l'uomo che si ritiene molto intelligente, anzi, noi ci riteniamo molto intelligenti, non lo siamo così. Basta vedere tutto quello che sta succedendo, basta andare sulla spiaggia, vedere quello che lasciano le persone, andare anche in giro per la città. Pertanto, io sono propenso a dire: io posso entrare, tu no. Sei d'accordo, Ma Giulio? io sono d'accordissimo. Io quando vado con il cane, se qualcuno mi dice non puoi entrare con il cane, io non entro neanch'io, cioè vado via, Sì, qualsiasi fondamentalmente vado negozio. via. Per fortuna noto che comunque anche nei ristoranti le cose ormai è cambiata un po' la tendenza, però continuano a rimanere dei posti. Ecco, per esempio, una volta quello che sono rimasto un po' nella Basilica a San Francesco, non sono potuto entrare, dovevo entrare solo mia moglie, perché il cane non può entrare. E San San Francesco ci Francesco, insegna. però poi Sì. possiamo ritornare a un'altra polemica, quella del Papa che non ha voluto dare la Sì. benedizione Ah, al cane, e qui sì. si apre poi tutto un mondo. È vero, è vero. Andiamo poi a toccare un Soprattutto che non tasto. vogliono i cani in spiaggia, perché noi Punta Penna, che è bellissimo, cioè noi andiamo d'inverno, perché poi primavera e estate si No, vedono non i si può, cani, non si certo. può andare. Però che cosa lasciano le persone? Però quando devi chiamare i cani da soccorso vanno Ecco, bene. questo è vero, questo è vero. Quando c'è da cercare aiuto i cani vanno bene, Questo è altrimenti vero. no. Questo è vero, infatti bisogna ricordarsi, però d'altronde, l'hai detto, gli esseri umani sono un po' così, non sono riconoscenti, non No, si dimenticano no, no, velocemente. per noi esseri umani tutto è dovuto e diritto di averlo e non rispettare, quella è la cosa che fa male, anche perché molte volte è capitato quando, ecco, la Chiesa della Madonna di Loreto nel 2000, capitava alcune persone che dicevano che schifo, adesso fanno entrare pure i cani in chiesa. Giustamente, avendo una divisa addosso, non ti permetti di Certo, contrastare, di contraddire la persona, però dispiace, esatto, la rabbia dentro dispiace. ce n'è tanta. Però quando abbiamo arrestato alcune persone, ci hanno applaudito. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Sì, Sì, in effetti. c'è anche per esempio la bambina che tocca il cane, e la mamma gli dice: ora non toccare più nulla fino a quando non ti lavi le mani. E questo capita ancora, capita spesso. Purtroppo, È vero. purtroppo sì. Anche tu hai avuto un amico pastore tedesco, se non Beh, sì, il sbaglio. mio primo cane è stato un pastore tedesco. Il mio primo cane, purtroppo, è andato anche lui ed era una simbiosi proprio con lui. Poi il cane pastore tedesco mi insegnerà, insomma, che se educato bene è un cane con la C maiuscola. Quindi era veramente un compagno di vita. Lo ricordo ancora. Ne sono ancora Con emozionato. tenerezza. Sì, Sì. ci entrano nel cuore, Sì. veramente, quando vanno via è un gran dolore. Ma i cani molecolari? Parlaci di questi cani molecolari, perché sempre ne parlano la TV, però non si è mai capito, cioè, la differenza col cane che non è Non molecolare. esiste. Allora, è una terminologia che viene usata in TV. Allora, tu devi sapere che tutti i cani seguono una molecola odorosa, perciò tutti i cani sono molecolari. Ah, Per ecco. comodità in televisione dicono il cane da traccia viene chiamato il cane molecolare. Allora, come sfatiamo anche un altro fatto, quando ero in polizia mi venivano vicino i bambini: ma è un cane drogato questo? Io lo guardavo, no, perché?
Ma se hanno usato la droga, deve drogare. No? Ah, sì, si diceva che venivano sì, drogati, esatto. È vero. Ma come io poi rispondevo, allora il cane antiesplosivo cosa fa? Allora, no, funziona così. Tutte le attività che vengono svolte con i cani, perlomeno, ecco, parliamo di cani da tra virgolette, da lavoro. La missione. Da missione. Ecco, bravi, guarda. Veramente mi stai dando degli input bellissimi, la missione bellissima, mi piace. Allora, tutti i cani da missione hanno un percorso formativo, ma tutto ciò che fanno è per gioco. Mm. Pertanto, per dirti, con quello della droga, cosa viene fatto? Viene messo degli odori specifici che rispecchiano l'odore della droga, o a volte vengono anche usati droga vere, però quello solo i poliziotti lo possono fare, solo le forze dell'ordine. Ma per l'odore, solo per assimilare l'odore. Esatto, cosa fanno? Viene messo in una specie di fazzoletto, viene chiamato il manicotto, viene avvolto bene bene, perciò il cane non viene in contatto con la droga, percepisce il manicotto come suo gioco e viene lanciato, per dire le prime volte viene lanciato in mezzo all'erba alta. Cosa fa il cane? Va a cercare il suo gioco. Ah, ecco. E andando col tempo viene spostato sottoterra, viene messo in altre situazioni, dentro le valigie, su alle persone. E allora cosa fa il cane? Non fa nient'altro che cercare il suo gioco. A te è capitato che insomma sono andati... Tantissime volte. Che Lamp è riuscito... No, Lamp non era addestrato per la ricerca di sostanze, però era addestrato per la ricerca di persone e in più era addestrato per la difesa. Venivano chiamati i cani di ordine pubblico, quelli che vedevate allo stadio tanto tempo fa, che adesso non si usano più. E io ero uno di quelli che avevo questo cane che era addestrato per difesa, che al comando attaccava, allontanava i tifosi oppure le persone che non... Le persone avevano paura, quindi... Di Lamp, sì. Faceva paura Lamp. Sì, ci sono dei video che giustamente non si possono far vedere perché fa parte della polizia. E ci sono dei video in cui c'era Lamp che mordeva e allontanava le persone da una parte e io che cercavo di allontanare altre persone dall'altra parte. E quando morde, insomma, si fa sentire? Sì, si fa sentire. Non era addestrata a non affondare, però a far sentire il dolore, sì. A fare in modo che tu un attimino con quel dolore che sentivi ti fermavi. Mamma mia, è veramente interessante come e quindi anche ricercare le persone, anche insomma, come diciamo all'inizio, quelle situazioni crime, ecco. Esatto, quell'odore specifico, ecco, perciò i cani molecolari. Tutti i cani sono molecolari, perciò ecco, se al cane si insegna a seguire un odore specifico, come i cani che per esempio percepiscono le banconote che hanno i colleghi della finanza. Agli aeroporti ci sono i cani che percepiscono l'odore della banconota, pertanto viene insegnato al cane a seguire quel tipo di odore e a segnalarlo. O i cani che da cadavere, brutta parola, purtroppo però, esiste, e ci sono degli odori specifici che viene chiamata la cadaverina, che viene insegnato al cane a seguire quella traccia di odore per ricercare persone che non ci sono più. Perciò, come vedete, tutti i cani seguono una traccia specifica. Cioè, senza di loro molte cose non... Ci sono anche quelli che seguono la persona che ha diabete, piuttosto esatto, che per malattia, il tumore. Sì. Riescono... Sì, soprattutto i cani che sono addestrati a seguire le tracce del tumore, sanno percepire dove si trova il tumore. È raccapricciante, questa cosa è terribile, però insomma... sì, è un ausilio in più. È un aiuto, cioè senza di loro veramente... Quell'esperienza a scuola... Sì. Sì, nelle elementari... Allora, no, era una scuola materna di Vasto, ci avevano chiamato per fare una dimostrazione di una evacuazione di una scuola in caso di terremoto, come comportarsi, pertanto abbiamo fatto vedere ai bambini i cani, perciò per loro era la gioia assoluta. Potevi parlare 4 ore ma non ti ascoltavano per niente perché vedevano solo i cani. E in poche parole c'erano 2 bambini che erano stati allontanati dal gruppo perché i genitori non volevano assolutamente che il cane potesse interagire con loro perché avevano paura. Oh. Perciò questo è che voglio dire anche ai genitori: non trasmettete le vostre paure ai bambini, anche perché quando si troveranno ad avere davanti un cane e hanno una reazione di paura, il cane purtroppo percepisce la paura e attacca. Non tutti i cani, diciamo l'1%, però c'è questa possibilità. Perché?
Perché quando il bambino ha paura, la prima cosa che fa è urlare. In natura, il lupo, quando ferisce la preda, la lascia scappare. E la preda che è ferita emana, sì. Guaisce oppure sì. Emana dei segnali di dolore. È la stessa cosa che percepisce il cane. Se il cane poi addestrato all'attacco, questo fa. Perciò dopo non mi si venga a dire, ma il cane ha attaccato quel bambino. Sì, ma bisogna vedere sempre tutto il contesto. L'errore primario... Da alcuni cani sono stati anche uccisi, no? Esatto, in seguito... erano anche proprio cani di famiglia. Esatto. In seguito a questi attacchi, esatto, senza se, senza ma. Perché bisogna sempre dire che bisogna partire sempre dall'errore iniziale. Chi è che lo fa? L'uomo. Pertanto tutto l'errore e poi quei due bambini hanno voluto uscire e accarezzare i cani, ecco, perché loro piangevano dietro la finestra, esatto. Perché volevano toccare il cane. Alla fine, convincendo i genitori, siamo riusciti a fare i bambini felicissimi. Hanno superato una cosa molto importante nella vita, insomma, esatto, perché paura. Poi le paure sono banalità, però se tu trasmetti una paura anche del cane, quelle paure si trasmettono poi nella vita in altre cose. Sì, sì, è vero. Ho paura di affrontare un dialogo con una persona, ho paura di uscire di casa, sì. Queste fobie vengono purtroppo trasmesse anche dai genitori. Anche il gatto che graffia, farsi graffiare da un gatto, secondo me ti aiuta anche a poter sopportare tante cose, ti insegna, no? Io ho paura, ad esempio, di alcuni animaletti piccoli. Da quando ho avuto il gatto, loro mi hanno insegnato, i gatti me l'hanno portato in dono e mi hanno fatto vedere, ma che hai paura di questo, dai. Esatto. Cioè, insegnano, veramente, gli animali sono... Ma quelle famiglie che... quelle persone che decidono per tutta la vita di non avere mai un amico animale, neanche un pesce, che cos'è che non sviluppano? C'è qualche cosa che non viene sviluppata? Cioè, che invece sviluppano tutti quei bambini, allora, quelle persone? Sicuramente che... sono persone normalissime, sono persone meravigliose, certo, hanno un rapporto bellissimo, però gli manca l'angelo custode. Ecco. Perciò loro non sapranno mai cosa significa avere un angelo custode a fianco. Questo amore esatto, incondizionato. Andiamo in musica, Giulio? Sì, prima c'è una domanda di Martina. Sì. Dice, io ho la mia cagnolina che quando ascolta la sirena di un'ambulanza ulula. Sono quei suoni che noi non percepiamo in un certo modo, lo percepiscono gli animali in un altro modo, pertanto un tipo ultrasuono. Ci sono quei fischietti particolari che noi non sentiamo, però sono ultrasuoni e il cane percepisce. Sono quelle tonalità di suono che all'uomo non dice niente. Esatto, al cane invece ha questa... Stimolante, eh? Esatto. Che forza! Veramente fantastico questa intervista e questo incontro di oggi, che è piaciuto sia a me che a Giulio tantissimo. Abbiamo imparato tante cose su come approcciare, come star bene con il proprio animale, cane dentro casa, perché quello è, bisogna star bene, lui deve stare bene. E tu ci hai insegnato tante cose, Armando Rucci, che è un docente della FISA, un docente nazionale, quindi insegna appunto sia ai conduttori, li chiamiamo, a come far star bene, come realizzare questo rapporto. E lui li chiama angeli, dice che i cani sono gli angeli, e forse è proprio vero, sono degli angeli che ci indicano. Io vi ringrazio veramente di essere venuti a trovarci. Grazie a te, grazie a Giulio di averci ospitato, grazie agli ascoltatori che mi hanno fatto delle domande. Sono a vostra disposizione per un altro incontro e un altro consiglio. Ma chi ti lascia andare? Dai, non sia te che Cinzia, fate delle cose bellissime. Lei è una grandissima artista, che veramente poi hai delle idee tu. Secondo me questa qua di mettere le pietre a fare la caccia al tesoro per il comune di Vasto è una delle te. Ce n'hai tante, tu, è vero? Ce n'hai tante, anche perché voglio dire, puoi andare, vai nelle scuole, puoi stare con i bambini che purtroppo si trovano nell'ospedale, puoi stare vicino a tutti i bambini, ma anche adulti, tante situazioni particolari dove puoi, è vero, farli... Sì, sì, assolutamente. È una bellissima cosa e piace anche alle mamme, ovviamente. E piace anche alle mamme, perché tutti quanti subiscono sto fascino, certo, questa pietra che insomma è veramente bella. Io vi ringrazio tantissimo, ci grazie vediamo alla prossima.